Ciao, benvenuti in questo nuovo video di Scuola Infestata. Lo chiamerò direttamente con il titolo che ho scelto io per questo gioco. Oggi dobbiamo cominciare il terzo episodio. Siamo praticamente rimasti bloccati dentro la scuola con i nostri amici e forse uno sta per lasciarci le penne. Quindi direi di cominciare subito questo nuovo episodio perché secondo me sarà ricco di colpi di scena. Vediamo. Ok, rieccoci qui. Per un terribile momento sento solo lo spazio vuoto sotto i miei piedi, ma poi Meiko mi prende per un braccio e mi tira indietro. E l'altro che fine ha fatto però? Ai raggiunge Mitsuru, ma è solo un po' troppo lenta. Anche se finisco all'indietro su un terreno solido, Mitsuru cade nel baratro gridando terrorizzato. Ok, quindi praticamente l'amico è morto precipitando nel vuoto? No! Mitsuru, era il suo ragazzo per caso? Il suo grido si interrompe all'improvviso. No, Mitsuru è... Mitsuru, Mitsuru, riesci a sentirci? Mitsuru. Nessuna risposta arriva dal basso. Guardo l'aula, scosso. Mitsuru? Ancora nessuna risposta. No. No, Mitsuru. Mi allontano dalla porta per guardare Meiko, che ha ancora una mano sul braccio da quando mi ha afferrato. Se non fosse stato per lei, sarei caduto in quella fossa insieme a Mitsuru. Probabilmente sarei morto. Ai tira su Meiko. Perché non hai salvato Mitsuru? Io non c'è stato abbastanza tempo. Io. Hai avuto abbastanza tempo per salvare Eric. Ma scusa, non ho capito. Sono il protagonista, ma mi sembra anche logico. Mi dispiace così tanto. Ti dispiace? O sei felice che Mitsuru se ne sia andato? No, certo che no. Come facevi a sapere cosa sarebbe successo? Forse aveva ragione su di te. Ai, basta così. Anche se Ai si ferma, Meiko incrocia le braccia e fissa il terreno. Sembra davvero infelice. Meiko mi ha salvato la vita, ma se la sta prendendo molto per quello che è successo. Cosa dovrei fare? Allora, abbracciala, abbracciamola. È quasi istintivo. Stringo le braccia attorno a Meiko e l'abbraccio, sia per confortarla che per mostrarle quanto le sono grato. Non preoccuparti di quello che pensai. So che hai fatto tutto il possibile. Ah. Mi hai salvato la vita. Grazie mille. Io, prego. Il cuore mi batte ancora forte. Se solo battesse un po' più lentamente. Probabilmente dovrei lasciarla andare ora, ma non voglio. Abbracciare qualcuno è confortante, mi aiuta a non pensare troppo al fatto che stessi per morire. Stai bene, Eric. Io? Certo che non sto bene, sono quasi morto. Quei terrificanti secondi passano attraverso i miei pensieri più e più volte. Siamo entrati nell'aula e il pavimento si è sbriciolato sotto di noi. Meiko mi ha preso, ma nessuno è riuscito a raggiungere Mitsuru in tempo. Il suo grido echeggia nella mia mente e io rabbrividisco. Va tutto bene, qui non siamo in pericolo. Solleva una mano e inizia ad accarezzarmi delicatamente i capelli. Cosa fai? Sto cercando di confortarti, non funziona? Mi allontano riluttante da lei, ricordando che non siamo soli. Anche se Rei e Ai stanno provando a vedere se c'è qualche segno di Mitsuru nella voragine. Mi dispiace. Non capisco, perché ti stai scusando? Per qualche motivo mi sento a pezzi. Non lo direi. Tutti hanno bisogno di conforto di tanto in tanto e tu eri in grave pericolo. A proposito, ancora grazie. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Non era niente. Niente, mi hai salvato la vita. Ho percepito un pericolo. Vi avrei salvati entrambi se avessi potuto, ma... Si morde il labbro e distoglie lo sguardo, a disagio. Ha avuto il tempo di raggiungere solo uno di noi e ha salvato me. Deve sentirsi in colpa per la morte di Mitsuru, proprio come ha insinuato Ai. Come ho detto, so che hai fatto tutto il possibile. Non è colpa tua. Se solo avessi saputo quale sarebbe stato il pericolo, avrei potuto avere più tempo per reagire e avvertire tutti in tempo.
Vuoi dire che avresti potuto avvertire il pericolo prima che entrassimo nell'aula? Si stava costruendo tutto intorno a noi, come una grande mostruosa bestia che ci fissa dall'ombra e che si avvicina sempre di più. Beh, è un'immagine davvero inquietante. Mi dispiace, non voglio allarmarti. No, è ok. Preferirei sapere che c'è un pericolo piuttosto di andare avanti senza sapere della sua esistenza. Lo dici adesso, ma... Non esiste un ma. So che non stai facendo accadere tu queste cose, quindi se le tue premonizioni possono aiutarci, voglio ascoltarle. Grazie. Sono io quello che dovrebbe ringraziarti, quindi grazie ancora. Se i suoi poteri possono davvero proteggerci, probabilmente la dovremmo ringraziare tutti molte volte prima di uscire di qui. Ti senti meglio adesso? Non del tutto, ma sto bene. E tu? Sì, il tuo supporto aiuta molto. Devo stare bene, devo andare avanti. Ma ehi, questo non è quello che avevo in mente quando ho detto che avrei voluto che la mia vita fosse più interessante. Eh? No, immagino che non lo avresti voluto. Beh, suppongo che anche adesso non posso negare i tuoi poteri. Negare i miei poteri? Il tutto mi era sembrato piuttosto illogico quando me l'hai spiegato, anche se sembrava chiaro che tu sapessi qualcosa. Pensavo che ti fossi inventata tutto quanto. Adesso è abbastanza ovvio. Hai avvertito il pericolo nel momento in cui sono entrati. Puoi davvero percepire il pericolo? Sì. Riesci a percepire qualcos'altro di pericoloso a scuola? Non capisco. Non sappiamo perché o come siamo intrappolati qui. E sembra che le zone che prima erano sicure adesso non lo sono più. Non c'è nient'altro che puoi dirci? Fammi vedere. Chiude gli occhi e fa un respiro profondo, poi li riapre. Ma è quasi come se guardasse qualcosa oltre di noi. È come se fosse di nuovo in trance. È questo quello che stava facendo quando l'abbiamo trovata prima? Questo è ridicolo. Calmati, lascia che Meiko ci provi. Ma... Potrebbe essere un problema. Ai dà la colpa a Meiko per quello che è successo a Mitsuru. Povera Ai, deve essere traumatizzata. È già abbastanza difficile per me. Figuriamoci per lei che era molto più vicina a lui di quanto lo fossi io. Sento un'oscurità in agguato. È un altro pericolo. Penso che ci siano altre trappole in tutta la scuola. Trappole? Vuoi dire che qualcuno ha truccato il pavimento per farlo cadere apposta? Sembra intenzionale. Ottimo. Questo significa che potrebbe esserci qualcuno che sta cercando di uccidere anche noi. Come dovrei rispondere alla sua inquietante affermazione? Ce la faremo se resteremo uniti. Perché qualcuno vorrebbe ucciderci? Beh, in effetti a me viene da dire la seconda. Perché qualcuno vorrebbe ucciderci? Non ne ho idea, ma ovviamente è quello che sta succedendo, no? No, sembra più un test. Un test? La forza che l'ha creata potrebbe non essere umana, almeno non più. Odio anche solo pensarci, ma ha ragione. Non c'è bisogno di un sesto senso per capire che sta succedendo una cosa innaturale. C'è qualcos'altro che riesci a percepire. Forse una via d'uscita. Ancora una volta cade in uno stato quasi di trance. Vedo una porta. Una porta? Quindi se troviamo quella porta possiamo uscire? Forse, ma... Che cos'è? Questa scuola sembra un labirinto. Un labirinto? Cosa significa? Penso che dovremmo cercare la via d'uscita. Quindi suppongo che sarebbe meglio iniziare. Sei pazza? Come possiamo perlustrare la scuola dopo quello che è successo a Mitsuru? Non abbiamo scelta. Se vogliamo uscire di qui, dobbiamo trovare un modo che non ci conduca di nuovo a quel muro invisibile. Se c'è una via d'uscita... C'è... Va bene, troviamo un'aula sicura dove possiamo sederci e scegliere la nostra prossima mossa. Potremmo cercare per vedere se qualcun altro è rimasto bloccato a scuola. Vi avviso se avverto un pericolo immediato. Bene, andiamo. Camminiamo insieme per il corridoio, procedendo a passo lento, senza allontanarci troppo da Meiko. Quando raggiungiamo una porta, ci fermiamo per assicurarci che non ci siano pericoli
e poi controlliamo l'aula. Niente in quest'aula. Potremmo entrare per discutere i nostri piani, ma dubito che qualcuno di noi muoia dalla voglia di attraversare di nuovo la soglia. E se Meiko non fosse in grado di rilevare ogni trappola, il travolgente senso di pericolo potrebbe rendere più difficile per lei capire pericoli specifici. Anche se nessuno lo dice ad alta voce, passiamo tutti alla porta accanto. Niente neanche qui. Ma ci sarà qualcun altro? Continuiamo fino alla terza porta da dove siamo partiti e Rei la apre. Aspetta! Ci paralizziamo tutti. C'è un pericolo qui. Oddio! Che tipo di pericolo? Un altro pavimento che crolla? Non lo so. So solo che è pericoloso. Ci deve essere un modo per testare la stanza per vedere se c'è davvero un pericolo. Forse se lancio qualcosa sapremo cosa aspettarci. L'importante è che non sia un mostro. Cosa dovrei buttare nella stanza? Cosa c'è a disposizione? Un libro? Un poster? Ma il poster... Un libro di testo, tanto chi se ne frega. Metti caso che non usciamo più da qua, i libri diventano inutili. Di matematica? Ancora meglio! Prendo lo zaino e tiro fuori uno dei miei libri di testo. Mi dispiace, manuale di matematica, ma posso anche farne a meno. Ma dovrei fare questo sacrificio per noi. Sacrificati, matematica, sacrificati. Cosa fai? Voglio esaminare la stanza per vedere se c'è una trappola. Con un libro? Come rappresentante di classe disapprovo. Cioè, te prego, siamo in una situazione tragica, che disapprovi? Cerca di non avercela troppo con me. E poi è il libro di matematica, posso farlo. Nonostante il suo sguardo di disapprovazione, lancio il libro nell'aula. Non succede nulla quando colpisce il pavimento. Beh, questo è... Oddio, che cos'è stato? Proprio mentre parlo, due gigantesche fiamme esplodono dalle estremità opposte della stanza e bruciano l'oggetto sfortunato. Ah, wow, quindi saremo morti carbonizzati! Quando il fuoco si spegne, rimangono solo le ceneri. Ma che diamine! Siamo tutti lì, paralizzati, a fissare l'aula. Bye bye, libro di matematica, è passata miglior vita. Ti ho detto che c'era un pericolo. Sono contento di averla ascoltata. Almeno non è stato uno di noi questa volta. Va bene. Beh, Meiko, sembra che faremo affidamento su di te. Sì, se non altro, questo ha dimostrato che le sue capacità possono davvero aiutarci. Capisco. Odio questo posto. Anche io, ma dobbiamo stare calmi. Quindi cominciamo a cercare la stupida porta che ha visto Meiko, così possiamo uscire di qui. Sono d'accordo che dobbiamo cercare la porta, ma dobbiamo anche tenere presente che potrebbero esserci altri studenti che non sanno ancora dei pericoli. Esatto. Questa è la nostra Rei, che si prende sempre cura degli altri. Spero però che non ci sia nessun altro. Cosa c'è che non va? Il club letterario. Il nostro incontro è finito in ritardo, quindi potrebbero esserci anche loro qui. Riesco a malapena a respirare. Tutto quello che posso immaginare è Natsume, Saki e Akira che camminano su una trappola, ignari del pericolo. Dobbiamo controllare l'aula in cui si incontra il nostro club. Va bene, ci andiamo adesso. Facci strada, Eric, ma stai vicino a me. Va bene. Anche se voglio correre, mi costringo a camminare abbastanza lentamente per dare a Meiko il tempo di avvisarmi se necessario. Cosa farò se l'aula è vuota? Potrebbero essere ancora da qualche altra parte a scuola. Possiamo davvero cercarli in tutta la scuola? Beh, io casomai proverei in biblioteca. Finalmente raggiungiamo l'aula in cui si incontra il mio club. Afferro la maniglia della porta, ma guardo Meiko. È sicuro. Apro la porta. Troviamo Natsume stesa a terra. Oddio, è svenuta. Natsume! Corro dentro e mi accovaccio accanto a lei. Natsume, svegliati, stai bene? Gli altri mi seguono. Ai rimane vicino alla porta guardando in basso. Meiko si aggira un po' più avanti nella stanza e guarda nello spazio con un leggero cipiglio, mentre Rei resta nelle vicinanze. Natsume, rispondimi! Oh, grazie a Dio. Si scuote, poi si alza in piedi. Oh no. Ehi, che cos'è? Cosa c'è che non va? Chi... Eric, sei tu? Cosa sta succedendo? Non... Dov'è?
Non possiamo restare qui. Devo uscire di qui. Sta balbettando, chiaramente terrorizzata. Sembra che potrebbe precipitarsi verso la porta da un momento all'altro, ma probabilmente non sa quanto sia pericoloso. Non posso lasciare che Natsume si metta in pericolo. Cosa dovrei fare? Allora, ovviamente io decido di tenerla stretta e confortarla, perché se scappa, secondo me, finirà malissimo. Tocco cautamente Natsume sulla spalla, poi l'abbraccio e l'avvicino a me. Va tutto bene, va bene. No, non va bene. Dobbiamo andare, dobbiamo... Calmati, sono qui. Non sei sola adesso. Andrà tutto bene. Non mi riesce molto bene confortare qualcuno in preda al panico, ma devo fare qualcosa. Natsume è mia amica. È surreale vederla così. Per quanto pericolosa sia la nostra situazione, mi sarei quasi aspettato uno scherzo quando l'abbiamo trovata. Perché Natsume sia in preda al panico, deve essere successo qualcosa di terribile. Ho un sussulto allo stomaco mentre immagino che Akira e Saki intrappolati da qualche parte, ma mi costringo a mantenere la calma. Proprio come Rei ha assunto un'aria forte per essere una leader per gli altri, devo essere forte per Natsume fino a quando non si sarà calmata. Non servirà a niente essere entrambi in preda al panico. Va tutto bene, Natsume. Non lascerò che ti accada nulla. Appoggia la testa sulla mia spalla e le accarezzo la schiena in modo rassicurante. Sei qui, Eric. Sei davvero qui. Esatto. Avevo paura di essere sola. Era davvero da sola. Forse questo significa che gli altri due sono usciti in tempo, dopo tutto. In questo caso, comunque, cos'è mai potuto succedere da spaventarla così tanto? Ma vogliamo davvero saperlo? Non sei sola, non ti preoccupare. Sono qui, e ci sono anche Rei, Meiko e Ai. Oh no, mi hanno visto crollare proprio ora. Sì. Oh no, ecco che si rovina la mia reputazione. Ma ti sembra il momento di pensare a una cosa del genere adesso? Sono sicuro che capiranno. Queste sono circostanze insolite. Si raddrizza e si allontana da me, anche se noto che non lascia del tutto il cerchio delle mie braccia. Non capisci? Sono una studentessa inarrestabile. Non dovrei farmi prendere dal panico o agitarmi o... Oh no, non ho pianto, vero? Per favore, dimmi che non ho pianto. Scoppio a ridere, incapace di trattenermi. È così bello vedere Natsume comportarsi di nuovo come al solito. Ehi, perché stai ridendo? Non hai pianto, te lo giuro. Sono solo felice di vedere che stai bene. Ero davvero preoccupato quando siamo arrivati qui. Oh, eri preoccupato per me? Sì, temevo che ti fosse accaduto qualcosa di terribile. Rabbrividisce e si strofina le braccia. Che cosa c'è? Sono contenta che ora tu sia qui con me. Mi fa capire che forse era solo un brutto sogno, sai? Beh, mi dispiace dirtelo, ma probabilmente non era un sogno. Il muro e le trappole sono decisamente reali. Ok, so cosa intendi per muro, ma quali trappole? Finora abbiamo trovato due aule dove c'erano trappole mortali. Per la miseria, sei serio? Temo di sì. Fantastico! Cosa sta succedendo in questo posto assurdo? Vuoi dire che non era quello di cui stavi parlando? Ero sicuro che fosse incappata in una di quelle trappole e che fosse questo che l'ha lasciata così scossa. Ok, secondo me ha visto un mostro. No, era qualcos'altro. Rabbrividisce. Non dobbiamo parlare seduti sul pavimento, vero? Non è molto comodo. Certo che no. Mi alzo e le porgo la mano. Accetta il mio aiuto per rimettersi in piedi e mi afferra la mano leggermente più a lungo del necessario prima di lasciarla andare. Lei guarda gli altri. Scusa per prima. Non c'è niente di cui scusarsi, eravamo solo preoccupati per te. Natsume si strofina la nuca con un sorriso imbarazzato. Ah, grazie, non volevo farvi preoccupare. Cos'è successo? Quando ho provato a lasciare la scuola, mi sono imbattuta in un muro invisibile e non sono più riuscita a tornare indietro. Quindi sono tornata qui ed è stato allora che ho visto... Che cosa? Che cosa hai visto? Ho visto un fantasma. Un fantasma? Sul serio? Non sto mentendo. Hai visto davvero un fantasma?
Prima che possa rispondere, una voce sconosciuta risuona alle nostre spalle, con un tono basso e sonoro che mi fa rizzare i peli sulle braccia. Oddio, c'è il fantasma qua. Sì, l'ha visto. Mi giro lentamente. Oddio, chi è? Cos'è? Mi preparo? Sulla soglia c'è una ragazza che non avevo mai visto prima. E il corridoio è visibile attraverso il suo corpo trasparente. Natsume aveva ragione. Oddio, è qua il fantasma, però noi non la vediamo. È un fantasma. Un fantasma? Le trappole nella scuola sono già abbastanza. Ma cosa faremo ora che abbiamo incontrato un fantasma? Chiama i Ghostbusters. O quelli del Pit, fa lo stesso. C'è qualche speranza di uscirne vivi? Scoprirò nel prossimo capitolo, quindi è finito così. C'è qualche speranza per uscire vivi? Secondo me, non tanto, la vedo difficilotta la cosa. E ok, quindi è finito anche questo capitolo. Wow, questo gioco diventa sempre più intrigante. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti, ma a me sta coinvolgendo tanto. Però, non lo so, io mi immaginavo che il fantasma si vedesse. Cioè, pensavo fosse un po' più pauroso, e invece finora non tanto. Boh, staremo a vedere. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate giù nei commenti, pollice in su, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!